Grazie di essere venuti, io sono Silvio Canavese della Pietti Editrice, siamo contenti di aver pubblicato ancora una volta un libro di Rosalba e di Giancarlo. Come vedrete è un signor librone, è un evento perché andiamo a toccare quello che è il riassunto, penso di più di 30 anni di lavoro, è il riassunto di una grandiosa ricerca delle nostre origini, sia quelle mitiche, sia quelle leggendarie, sia quelle storiche, sia quelle riconosciute dalla cultura ufficiale, sia quelle sepolte nelle biblioteche o nelle memorie dei ricercatori, dei mistici, dei druidi, di tutti quelli che hanno seguito le varie strade del sapere a vari livelli. È un libro che ci parla di noi, dei nostri antenati, di quello che siamo oggi, ma di come siamo arrivati a essere quello che siamo oggi, come persone e come civiltà. L'uomo è nulla se non diventa un viandante, alla ricerca del mistero che lo ha generato per trovare e vivere la sua vera casa. Sono frasi introdotte che introducono un pochettino il nuovo libro di Rosalba Nattero e Giancarlo Barbadoro. Un titolo spirituale, importante, Il cuore antico. Il cuore antico di chi, Rosalba? Beh, questo libro vuole far emergere proprio un cuore antico, cioè quello che lega le tradizioni native di tutti i continenti, ma in questo caso diamo risalto ai nativi europei, quindi il cuore antico dei nativi europei, un'antica tradizione che non è mai morta, nonostante le colonizzazioni, nonostante addirittura delle bolle papali che hanno decretato la fine di questa cultura. C'è stata una bolla papale che ha dato origine a quella che viene considerata come l'elemento originale di tutta una posizione della Chiesa, che poi è stata adottata anche dai coloni e che ha fatto un grandissimo massacro in tutto il mondo. Anche in Europa è successa la stessa cosa, si è voluto soffocare una cultura che invece esiste ed è la vera cultura europea. Prima che diventassimo romani, prima che diventassimo un impero basato sulle leggi, eravamo un popolo basato sui canti, basato sulla sacralità della natura, basato sulla magia, basato sulle tradizioni dei nostri antenati che ci rendevano grandi. E secondo me la grande opera di Giancarlo Barbadoro e di Rosalba Nattero è stato proprio andare a seguire questo filo d'Arianna, questo filo nascosto che collega leggende, tradizioni, piccole informazioni locali apparentemente scollegate e metterle tutte insieme fino a che quella che sembrava solo la spuma sul bordo di un lago si rivela la spuma di un'onda di un grande mare che continua a pulsare e a portare un messaggio continuo, un messaggio che è il legame tra noi e il passato, ma è anche la promessa di un avvenire se sapremo smettere di rifiutarci di ricordare ciò che siamo e trovassimo il coraggio finalmente di avere l'orgoglio di dire questa è la nostra tradizione, non la vendo per un cieco gusto di ciò che è esotico, di ciò che è nuovo, di ciò che è diverso, vergognarci sempre della nostra superiorità verso popoli più giovani, culture più giovani, religioni più giovani. Le radici dell'umanità affondano in un passato del quale sappiamo ben poco. La storia parla di civiltà ufficiali, mesopotamiche, egiziane, ma cosa successe invece in Europa? Cos'è il celtismo? Cosa sono i druidi? Ma il celtismo è un'eredità storica culturale che nasce abbastanza recentemente, perché i Celti sono stati identificati come popolo celta e abbiamo questa definizione storica che li caratterizza. In realtà diciamo che le origini dell'Europa sono molto più antiche dei Celti, abbiamo quello che potrebbero essere definiti i grandi giganti, quelli che hanno poi dato origine al mito degli dei, degli asi, Odino, eccetera, eccetera. E queste creature che erano veramente i primi abitanti autoctoni dell'Europa, hanno poi integrato popolazioni successive che sono arrivate ad esempio dall'Africa, intorno ai 60-70 mila anni avanti Cristo. Questo libro è un lavoro di ricerca che è andato avanti negli anni e è abbastanza, lo vedete, è abbastanza grosso come libro, ma poteva esserlo forse tre volte tanto, l'abbiamo dovuto tagliare moltissimo, perché quello che è la ricerca, questo filo d'Arianna che ha collegato tutti questi argomenti tra di loro, trovando un senso poi alla fine, perché si è rivelato un mosaico che ha rivelato una storia, non è stato facile, gli elementi erano veramente tantissimi.
Diciamo che questo libro parla di un'Europa che non c'è, un'Europa che vuole, non vuole esserci proprio perché non ce la fanno vedere. È un'Europa che ha ospitato un'antichissima civiltà che non ha nulla da invidiare ad altre civiltà antiche come quella egizia o come quella mesopotamica. E abbiamo occasionalmente una testimonianza di questa ricchezza tramite dei reperti che così occasionalmente, fortuitamente vengono a galla casualmente appunto perché nessuno li va veramente a cercare e che rivelano delle opere molto raffinate di oreficeria, conoscenze scientifiche incredibili, avanzate, tecnologia avanzata, però tutto questo emerge così quasi per caso. Silvio Canavese, direttore editoriale della Keltia Editrice, un nuovo libro qui al Salone del Libro di Torino, si intitola Il Cuore Antico, un viaggio intrapreso anche da voi, casa editrice, spinti anche dall'interesse per questa cultura megalitica, le origini celtiche del Piemonte e dell'Europa, perché? Beh, sostanzialmente la diversità è quello che rende ricco il pianeta e che rende ricca la vita. Il legame con le proprie radici è quello che ci permette di sapere da dove veniamo e quindi qualsiasi studio come questo fatto da Rosalba e da Giancarlo Barbadoro ci permette di risalire alle origini dei nostri antenati, alle origini della nostra cultura e quindi di scoprire chi siamo e da dove veniamo e solo in questo modo potremo essere degli abitanti consapevoli di questo pianeta e sapremo sapere dove vorremmo andare in futuro. Questa è la passione che anima la Keltia di conoscere il proprio passato e autori come Rosalba Nattero e Giancarlo Barbadoro ce lo rendono possibile. È avvenuta una colonizzazione ben precisa da parte prima dell'impero romano e poi della Chiesa Cattolica del tempo perlomeno. È chiaro che apparentemente tutto poteva essere andato distrutto, ma non è stato così. In effetti, soprattutto a nord, è un fenomeno più sentito a nord, ci sono molte comunità che hanno continuato, o clan che hanno continuato, sia in Scozia, in Irlanda, in Danimarca, in Norvegia, hanno continuato a tenere vive le antiche tradizioni. Però naturalmente, parafrasandole, da un abito cristiano. E proprio grazie, ho fatto questa premessa proprio perché, proprio grazie all'aiuto che è stato dato da queste comunità, chiamiamole celtiche, sia nel nord Europa, sia ma soprattutto anche dalle nostre parti, qui nel Piemonte, abbiamo potuto mettere insieme dei pezzi di un mosaico che alla fine ha restituito una situazione del tutto particolare, cioè una storia che non appartiene solo al mito, è molto reale, molto concreta e che rappresenta in effetti le vere radici del continente europeo.